buongiorno a tutti, buongiorno. Appunto sono qui a Lucerna, io ho una cattedra in comunicazione della salute qui e proprio questa mattina peraltro avevo questo corso sulle campagne della salute e con l'OMS noi siamo appunto incaricati di lavorare insieme a loro sulla parte di advocacy e di sviluppo delle campagne nell'ambito del Safe Listening, che è assolutamente importante, perché purtroppo oggigiorno non è più come una volta che basta che l'OMS o anche un'istituzione dica fate questo e la gente segue. Cioè il tempo del Covid ha mostrato ancora di più quanto questo ormai è diventato problematico, e quindi investire oggi su capire cosa significa fare un advocacy significa fondamentalmente per le istituzioni evitare di sprecare tempo in dare informazioni che poi non sembrano essere rilevanti per le persone o che addirittura poi non le seguono. Allora cosa significa fare una campagna? Beh, innanzitutto significa capire quali sono i competitors nell'ambito, cioè quali sono quei comportamenti che vanno contro quello che noi si vorrebbe ottenere attraverso appunto quanto si vorrebbe ottenere attraverso appunto una campagna di informazione ed educazione nell'ambito del safe listening. E questo significa, noi abbiamo fatto degli studi, abbiamo fatto dei survey insieme all'OMS e si è visto proprio che uno dei problemi grossi è che molto spesso la musica ad alto volume piace, c'è più o meno consapevolezza dei danni, ma è un'area dove la percezione del rischio è molto alterata. Perché a differenza di altri casi, di altri contesti dove, non so, io uso la parola per esempio cancro e già è un campanello d'allarme, in questo settore bisogna proprio fare un'opera di educazione per far capire la natura di una problematica, se ne parla molto di meno, quindi per me è molto importante oggi sapere che ci sono queste iniziative bellissime a livello nazionale, perché solo così si può portare una diciamo così, quello che si chiama la awareness, no? la percezione del problema. Ma significa anche pensare che sempre più le campagne fatte a livello nazionale sono poco specifiche, non arrivano nei gruppi veramente di riferimento. Quindi quello che noi oggi impariamo, soprattutto dall'approccio del marketing sociale, che è un po' alla base, diciamo così, non è una teoria nuova, ma il marketing sociale è un approccio che ormai da qualche anno sta dimostrando cosa significa fare una campagna. Ecco, si vede che è molto importante avere un target specifico. Cioè la campagna non si può più pensare di fare dei proclami nazionali, quello li si può fare per dare magari visibilità particolare a un'area, però se noi vogliamo guardare a un cambiamento di abitudini bisogna effettivamente avere dei fondi e degli investimenti tali che permettono di fare una campagna di comunità, come si chiama, cioè è vero, partendo da tutte, identificando sul territorio per esempio le scuole, le famiglie, perché sono veramente tanti, cioè gli aspetti che noi abbiamo visto in questi studi qualitativi è che ci sono tantissimi contesti diversi, cioè appunto non so, le palestre per esempio, no? Che dove la musica è fondamentale, ma questo è un target specifico con delle caratteristiche specifiche. Ci sono poi per esempio coloro che in macchina ascoltano la musica, cioè c'è tutta, o sul treno con le cuffiette perché la musica altrimenti non si sente, quindi è proprio fondamentale creare delle campagne che in modo comprensivo abbiano però degli aspetti, si dice tecnicamente, specialistici o tailor, uso la parola inglese perché la rende molto bene in questo caso, tailor, dei contesti specifici dove puoi fare, tenendo conto che oggi la gente è esposta a una quantità di messaggi della salute come non mai prima. E questo fa sì che cala l'attenzione. Su ciò che è percepito meno rilevante la persona dice, beh, niente, ho già tanto altro da fare. Ecco, queste sono un po' le sfide su cui bisogna lavorare. Adesso noi stiamo appunto facendo per l'OMS un handbook sull'advocacy che dia proprio delle linee guida su come identificare il canale giusto, su come fare il messaggio che non è più semplicemente parlo dei rischi, è un pochino più elaborato, bisogna trovare delle ancore di rilevanza maggiore. Ecco, tutte queste cose poi verranno fatte a beneficio appunto di poi le singole nazioni che dovranno capire quali sono i target di riferimento per la loro azione.